Allora Gianni, perdona, ma sai com'è? Sono un uomo di business, io col telefono ci campo, però il telefono lo dicevo. Sei un uomo squillo. No, dai! Allora che succede? Fammi capire, Planet. Succede che anche questa sera abbiamo fatto un grande successo. Successo che è ancora in corso. Ospiti di eccezione per questa serata all'insegna del vintage, Viola Valentino. Oh mamma! Tutti l'abbiamo conosciuta, ammirata ed apprezzata come cantante, anche come attrice. Ryan Paris, che è stato un altro protagonista dei fine anni 80 con grossi successi. Neja, che ancora è sulla cresta dell'onda con grossi successi. Grande. Di musica shock, pop. Shock, you're live! Veramente. Allora, questa sera il vintage si fa proprio, eccolo, ma è sempre animali a noi. Allora, l'altra volta abbiamo il canuomo, adesso abbiamo il serpentuomo. Oh, questa è una cinta veramente tranquilla. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Ecco, come si chiama la bimba? La bimba è... il bimbo è Anubi. Allora, è finto, ve lo dico, non dire che fate cose, sono cose di gomma. Oddio, pesa una quaresima. È molto bello, dicevamo, vintage, parla adesso. Sì, allora, dicevamo che lui è un serpente vintage. Lui ha girato il film negli anni 60 con Tarzan. Sì, basta che lo schiaccia al collo al conduttore, se no divento pure io vintage. Allora, diciamo, il vintage stasera ci sono degli ospiti international che poi sono anche italiani, soprattutto che hanno fatto la musica 70, 80 e 90. Dal momento che io sono qua e Gianni Monaco lo conosco, ci sto così culo e camicia, io faccio la camicia, questo tanto per dirlo, voglio dire una cosa già, ma posso fare un backstage prima che inizino a cantare un'irruzione tipo gli A-Team un bocco dentro? Buona idea, eh? Buona idea. Allora ci vediamo dopo. Pronto? Sì. Se sta in SB. Stanno per uscire sul palco. Vado nel backstage e poi torniamo subito qua davanti al cartellone perché il Cobra non è un serpente ma questo è un pitone. Grazie, Anubi, ci vediamo dopo, bello da casa. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man. Il backstage, il camerino, laddove nessuno può entrare, noi ci è e c'è. Dottor Vintage, buonasera e benvenuto a Crazy TV. Grazie, grazie carissimo, ben arrivati all'Alfeus, l'hai detto? Planet Alfeus ormai si è detto, si è visto, sì. Si è rivisto, il venerdì è Vintage. E siamo qui, come al solito, a predicare il verbo del Vintage. Che cos'è Bene. Il Vintage? È l'anni 70-80? Fogarello. Perché i malati del vintage si devono affidare alle cure di questi due signori che abbiamo qui a fianco. Io vorrei presentarli perché io li ho visti, sentiti e la prima volta che ne sono nella loro vicinanza e sono veramente orgoglioso di essere qui. Buonasera a Viola Valentino! Applauso, standing ovation! Io ringrazio la vostra gentilezza, ma soprattutto ringrazio tutto lo staff del gruppone del Planet Alfeus che veramente ogni settimana, ogni evento, sì. Ci ricordiamo anche Halloween, ieri qui, serata caro mio, stupenda, caro bello mio. Diciamo che ringraziamo Luca Molinaro, Gianni. Ciao Luca, ciao, Gianni l'ottimismo, Gianni Monaco. Monaco, Roberto, Kaliman, tutto lo staff, il gruppone, Mr. Jeff, tutti gli amici che fanno questo venerdì vintage fortissimo al Planet Alfeus. Ma fortissimo perché? Perché con amici, con ospiti importanti, qui abbiamo 150 milioni di dischi d'oro, 4.500 miliardi di dischi di platino. Vai, diciamo queste cose. La storia della Due di rame. Boni! Va bene? Abbiamo la storia nessuno, della Italo Disco. Dov'è Neja? Si sta neggiando. Bisogna dire che noi andiamo di pregia. Eccola! Oh! Benvenuta, buonasera. No, complimenti, dicevo anche se prima, dopo, durante, tutti belli, non vedo l'ora della serata, va bene, io vi lascio preparare, vi ringrazio. Paolo, c'è qualcosa da dire adesso? Sì, abbiamo il piacere di fare questo festival vintage, dove Viola rappresenta gli anni 80, Ryan Paris rappresenta gli anni 90 e Neja gli anni 2000, io gli anni 60 chiaramente. Festeggiamo oggi i 1000 revival party organizzato dal gruppone, quindi sono orgoglione di aver ospitato questi amici che faranno di questa serata una serata indimenticabile.
non ci resta che andare sul palco. Godetevi questo speciale di Brenda Talfeus con Dottor Vintage 70, 80, 90 e 100. Vai, l'abbiamo messi tutti. Sia fatta gloria a Gaynor. Così sia. Certo. Gianni, tornato, andiamo, ma che bello! Com'è andata? Io adesso sono i nostri artisti della serata, sì. Veramente, allora, simpaticissimi, bravissimi e bellissimi. L'ho detto anche durante il backstage. Sono contento. E allora, prima di vederci proprio la serata in tutto e per tutto, andiamo a capire l'Alfeus come ci eravamo lasciati su quello che è poi la programmazione, perché tante giornate, tante settimane e tante sale. Continuiamo la programmazione almeno fino alla fine dell'anno nella tipologia come l'abbiamo iniziata, con il mercoledì musica salsa, giovedì serate universitarie, venerdì vintage, ma non solo, abbiamo anche sala house e anche una sala per la salsa per l'occasione, e abbiamo il sabato Gorgeous AM con la serata più travolgente della settimana nottambula romana. E vai! Viola Valentino, che bello! Ci siamo lasciati poc'anzi dal backstage. Tutte le informazioni c'è il sito internet www.alfeus.it e www.discotecaroma.it per gli eventi più mondani, come sempre. E poi c'è un grandissimo Facebook che va alla grande, che è Planet Alfeus Official. Perfetto. Fanpage, giusto? Ti sei imparato tutto. Ah bello, io studio, mica sto qua a smacchiare dalmata. Mentre invece volevo salutare Viola Valentino, è stato un onore, un piacere, veramente sono orgoglioso di averti avuto qui in questa televisioncina piccola piccola di casa che fa quello che fa. Sono le gocce che fanno il mare. Shetem. Bene, signore e signori, vediamoci questo spettacolo live 70, 80, 90 e 100. Viola, visto che sei qui te lo faccio dire anche a te perché ha portato bene a tutti, magari tu stavolta porti bene a noi, che è il gabbisci per tre volte. Gabbisci. Aspetta, facciamolo insieme. Planet Alfeus, tutto lo staff, Viola Valentino, Crazy TV, 1, 2, 3. Gabbisci. Brava, gabbisciuto. Viola Valentino. Che è da Roma, olè, che bello, non la sapevo sta cosa, ma ha dato una news. Sì, io sono nato a Via delle Medaglie d'Oro. Ah, e proprio poi nella zona VIP, vicino all'Olimpico. Esatto. Bene, c'è una voce fantastica, anche su grazie. Live sei un mostro, fa piacere. Ringrazio. Come ti sento nei CD, negli MP3 scaricati, ti sento pure esatto. Live. Bene, 1, 2, 3, gabbisci.